terra, dal cielo, doni ai bambini, ma anche un pensiero al sociale. Ad Anagni la Befana ha cambiato mezzo di trasporto. Messa da parte la scopa, i doni adesso li ha consegnati in elicottero. Rinnoviamo questa tradizione grazie alla gentilezza e alla bontà della famiglia Beccidelli. Regala ai bimbi questa emozione particolare, tecnologicamente avanzata, perché giustamente la Befana adesso arriva in elicottero e quindi per i ragazzi è un'esperienza bellissima. Un'iniziativa organizzata ogni anno dalla famiglia Beccidelli con un duplice scopo. Ormai sta diventando una tradizione. Noi mettiamo di nuovo a disposizione quello che è, diciamo, quest'area, tutto il territorio a Anagnino e non, e quest'anno, oltre a donare dei piccoli omaggi a tutti i bambini presenti qui nella base, il nostro contributo importante va all'Associazione Nazionale Carabinieri di Anagni per valorizzare il lavoro che fanno in silenzio, tra l'altro, che sembra quasi dietro le quinte, ma molto efficace in questo territorio. Grazie per il contributo che verrà appunto utilizzato per ampliare il nostro parco auto e per ampliare le nostre attrezzature per renderle poi operative sul nostro territorio. Grazie di cuore, grazie, grazie, grazie. Grazie a te e buon lavoro, grazie mille. I più contenti sono sicuramente loro, i bambini. La calza con dei cioccolatini. Riccardo, che ti ha portato a Befana? Calze, 3-4 calze. E che c'era dentro? C'era il cioccolato. Calze piene di dolci. Ma il carbone c'era? No. Perché? Perché sono stata brava. Tantissimi doni, tanti doni. Tante belle cose. C'era il carbone? No. Credo che non mi ha portato il carbone perché durante l'anno sono stato bravo. La calza e lo spazzolino elettrico. Ti portavo bene? Doni, cioccolatini, dentro la calza, ecco.